Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Oggi è la festa di Santa Cecilia. È la patrona della musica e del canto. Noi nel rinnovamento diamo largo spazio al canto ed è per questo che vogliamo invocarla questa mattina e chiedere che il canto di Dio ritorni dentro il nostro cuore, perché se si canta con la bocca e non si canta col cuore, non si canta con la vita, il canto dalla bocca non ha senso. Verrebbero le parole del profeta: questo popolo mi onora con le labbra, il loro cuore è lontano da me. E allora chiediamo al Signore, per intercessione di Santa Cecilia, che il canto ritorni dentro il nostro cuore, ritorni la gioia, ritorni la letizia nel cuore nostro, nel cuore di questa assemblea, nel cuore di tutti. Cantate al Signore un canto nuovo. Dobbiamo cantare al Signore perché si manifesta il nostro ringraziamento a Lui per quello che Egli ha fatto. Noi siamo cose misere, ma Lui è il Signore, l'unico Signore. E come tutto il creato canta al suo Signore, così noi creature ragionevoli, noi tutti soprattutto rinati nella grazia, noi che abbiamo ricevuto lo Spirito, dobbiamo cantare al Signore. Ci uniamo allora al canto di Maria, nostra madre, che nel Magnificat celebrava il Signore. Ci uniamo al canto di Zaccaria, col Benedictus. Ci uniamo al canto di tutti quelli che hanno cantato nel Vecchio Testamento. Canto di Giuditta, il canto di Deborah. A tutti i cantori del Vecchio Testamento, soprattutto a David, autore di tanti salmi e restauratore della musica. Ci uniamo a tutti i gruppi di rinnovamento che hanno cantato al Signore, a tutti i compositori che hanno inneggiato al Signore. E questa mattina chiediamo a Dio di purificare la nostra vita, il nostro cuore, perché la lode possa scendere a Lui pura e perché il cielo si possa aprire sopra di noi. È per questo che chiediamo al Signore in questo momento la purificazione del nostro canto e della nostra musica, nella purificazione del cuore, nella pacificazione degli animi, perché da un cuore armonioso possa scendere il canto a Lui, non da un cuore disarmonico. Che tutta questa comunità possa armoniosamente cantare al Signore e fare scendere dal Signore, fare scendere dal cielo la pace e la gioia. Signore, Dio nostro, onnipotente, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della Tua protezione in questo giorno a Te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della Tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a Te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Signore, benedici questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla potenza del Tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen.
Aspergi, mio Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami, sarò più bianco dalla neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. A quanti giunge quest'acqua, porta salvezza. E tutti possiamo cantare alleluia, alleluia. O Padre che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. Dio onnipotente, ci purifichi dai nostri peccati e per questa celebrazione penitenziale rendici degni di partecipare alla mensa eucaristica. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera e per intercessione di Santa Cecilia, Vergine e Martire, rendici degni di cantare le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Io ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Con la mia vita loderò il Signore. Ripetiamo. Con la mia vita loderò il Signore. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Con la mia vita loderò il Signore. Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. Con la mia vita loderò il Signore. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Con la mia vita loderò il Signore. In piedi. Alleluia, 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 alleluia. La sposa è pronta, in veste di lino puro splendente.
beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte prese le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutti e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Nella festa di Santa Cecilia, la liturgia ci porta a riflettere su due testi, uno del Vecchio Testamento, tratto dal libro del profeta Osea, e l'altro dal Vangelo di Matteo, la parabola delle 10 vergini. Nel profeta Osea lo sposo divino trae nel deserto la sposa infedele, la purifica da tutti i Baal, la riconduce da tutte le sue vie traverse e la porta con sé nel deserto, e là rimette il canto sulle sue labbra. Come nei giorni della giovinezza, come quando uscì dall'Egitto, di nuovo rinnova la promessa di fedeltà: ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà
e ti farò conoscere il Signore. Entrerò in intimità con te. Il Signore, cioè, perdona tutte le sue perversioni, tutte le sue infedeltà, perché l'amore di Dio supera il peccato dell'uomo. È un augurio per il nostro gruppo, è un augurio per la nostra comunità. Il Signore perdona tutte le nostre colpe, ma lasciamoci condurre da Lui nel deserto, lasciamoci purificare da Lui, e allora sboccerà di nuovo il canto, come quando uscimmo dall'Egitto. Nella traduzione noi abbiamo il futuro, nell'ebraico non c'è il futuro, il presente vale per il futuro. Per cui possiamo anche tradurre al presente. Io la conduco nel deserto, là essa canta. Io ti faccio mia sposa per sempre. Io pongo sulle tue labbra il mio nome. Il Signore realizza questo piano, un piano di amore. Di nuovo tornerà il canto sulle nostre labbra, perché il Signore ha perdonato il suo popolo. E questo è l'augurio che il Signore ci fa oggi nella festa di Santa Cecilia, un augurio di purificazione, un augurio di perdono totale delle nostre perversioni, e l'augurio del canto che sboccerà di nuovo sul nostro labbro. L'augurio di una vita intima con Lui, là tu conoscerai il Signore. E noi accogliamo questo invito che ci viene dalla Santa Liturgia e ci auguriamo questa gioia, questa pace, questo ritorno del canto della letizia sul nostro labbro, nel nostro cuore, nella nostra vita. Però tutto questo è sottomesso alla presenza dell'amore. Ecco allora la parabola delle 10 vergini. La sposa è pronta, la veste di lino puro le è stata data, come nel Salmo alleluiatico, però attenti all'olio. Tutte e 10 erano buone, però erano tutte al seguito dello sposo. Ma alcune, 5, la metà, erano sagge, previdenti, sollecite. L'altra metà, 5, erano stolte. Il numero 10 è la pienezza, i 10 comandamenti. Quanto le dita delle due mani, e formano l'assemblea, perché l'assemblea era formata da 10, meno di 10 non si poteva pregare. Qui pertanto le 10 vergini rappresentano tutta l'assemblea, l'assemblea al completo. Però nell'assemblea ci sono le sagge e ci sono le stolte. Lo sposo deve venire, e allora le sagge prendono la lampada, sono vestiti a festa, ma non hanno l'accortezza di prendere l'orcio con l'olio. Ma era indispensabile avere l'olio nel piccolo orcio che portavano sempre per rifornire la lampada, non appena fosse stata accesa, quando veniva lo sposo, e potesse durare tutta la notte. E allora tutti entrarono e andarono ad attendere lo sposo. Erano tutte 10, le sagge e le stolte. Si assopirono un poco, perché lo sposo tardava. Finalmente
C'è qualcuno che dice lo sposo insieme con gli amici? Viene. Tutti si destarono e le cinque sagge, avendo l'olio, misero l'olio nella lampada e accesero le lampade. Le stolte invece cercavano olio, non avevano. E allora dissero alle sagge: dateci del vostro olio. No, può venire a mancare a noi e abbiamo bisogno dell'olio. Ormai è l'ora delle nozze e non possiamo mancare dell'olio necessario. Piuttosto andate dove volete, procuratevi dell'olio, ma non possiamo dare il nostro olio. Cos'è l'olio? Che manca è l'amore, è la grazia di Dio che manca. Dove manca l'amore, manca la grazia. Perché la grazia è il dono dello Spirito dentro di noi, il dono dell'amore. Dove manca l'amore, manca la grazia. Queste vergini stolte erano là pronte, erano del numero, erano state scelte. Avevano le lampade, erano del corteo nuziale, ma non avevano l'olio, non avevano l'amore, non avevano la grazia. E l'ora viene, l'ora delle nozze. Mentre attendono, le stolte vanno in cerca di olio nella notte. Ma nella notte come si può trovare l'olio? I rivenditori di olio non lavorano di notte. Tutte le botteghe sono chiuse. Dove vanno di notte a sbattere la testa in cerca di olio? E il tempo stringe, e veramente il tempo fu stretto. Mentre essi andavano indaffarate per le vie a cercare dell'olio, lo sposo viene, e le cinque, soltanto le cinque entrano, e la porta fu chiusa. Finalmente arrivano queste cinque stolte, hanno trovato dell'olio, ma troppo tardi. Troppo tardi. Bussano. Ecco allora lo sposo che dice: chi siete voi? Chi siete? Ed esse rispondono: siamo le vergini che debbono accompagnare lo sposo. E la voce di dentro dice: non vi conosco, non vi conosco. Una parola tremenda: non vi conosco. E così esse restano fuori, non entrano nel banchetto, le porte sono chiuse, andate via. E allora cosa dice il Signore nella parabola? Signore, Signore, aprici. Ed egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui lo sposo verrà. Bisogna vegliare nella notte e avere sempre l'olio dentro di noi, a portata di mano, perché possiamo entrare con la grazia di Dio, con l'amore, al banchetto eterno. È un invito alla vigilanza, è un invito ad avere sempre l'olio a portata di mano, ad avere le lampade nostre sempre fornite d'olio, perché quando lo sposo viene possiamo andargli incontro. La saggezza e la stoltezza si incontrano. La saggezza che sta proprio
all'inizio dei doni dello spirito, la stoltezza che sta all'opposto. Fratelli e sorelle, qui si tratta di essere o saggi o stolti, di appartenere al numero delle vergini sagge o al numero delle vergini stolte, perché il rischio è grande. Noi siamo in attesa dello sposo, il quale verrà nella notte, non sappiamo quando. Egli viene a bussare e dire: sono pronto, ma se la porta si chiude, allora sentiremo quella voce di cui parla altrove la scrittura, quando si presenteranno coloro che hanno mangiato con lui, bevuto con lui, hanno profetato con lui, hanno fatto miracolo con lui e nel suo nome, e lui dirà: non vi conosco, operatore di iniquità, andate lontano. Perché il Signore vuole l'amore, il Signore vuole la grazia di Dio, il Signore vuole lo Spirito Santo dentro di noi. E allora la parabola si conclude con questa esortazione calda che io faccio a me e faccio a tutti voi: vegliamo, apriamo gli occhi, stiamo attenti, lo sposo viene e dobbiamo andargli incontro. Beati noi se abbiamo le lampade con l'olio, disgraziati noi se abbiamo le lampade e non abbiamo l'olio con noi. Non basta essere cristiani battezzati, non basta avere ricevuto l'effusione dello Spirito, non basta venire qui ad attendere lo sposo. Se nelle nostre lampade non c'è l'olio, allora quando lo sposo verrà, noi saremo escluse dal regno, le porte saranno chiuse per noi e sentiremo questa voce tremenda: non vi conosco, che è diversa da quella: l'amino conoscerà, mi riconoscerai, io ti riconoscerò, cioè entrerò in intimità con te. Non vi conosco significa che non voglio entrare in intimità con te, tu non gusterai mai la mia mensa, tu non sarai mai più con me, perché hai trascurato durante la tua vita, perché non hai vegliato per avere l'olio con te. Chiediamo al Signore allora questa mattina l'olio, l'olio dell'amore, e riforniamoci tutti di quest'olio. Chiediamo al Signore l'olio della grazia divina, riforniamo le nostre lampade dell'amore di Dio, perché rischiamo molto a non avere l'olio. Gesù conclude: vegliate dunque, vegliate. Dobbiamo vigilare, vigilare la notte. Siamo nella notte e lo sposo viene. Non sappiamo l'ora quando verrà, ma egli verrà sicuramente. Se ci siamo assopiti, bene, svegliamoci, ma cerchiamo di avere sempre l'olio con noi, perché se abbiamo l'olio entreremo con lui alle nozze eterne. Se non abbiamo l'olio non entreremo, saremo destinati ad essere nel buio e nel freddo, come dice la scrittura. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito di amore, perché scenda su di noi e ci dia Lui l'olio profumato, perché l'olio è dono dello Spirito. Non possiamo andare in giro a cercare l'amore nella notte, quest'olio non ci giova a nulla, è l'olio che ci dà lo Spirito, che ci servirà per il momento, nel momento in cui verrà lo sposo. Chiediamo allo Spirito Santo il dono della saggezza. O Spirito di Dio, scendi su di noi, Spirito, scendi su di noi con la tua luce, con la tua sapienza, rendici vergini sagge e dacci del tuo olio. Oh,
Vieni, oh Spirito di Dio, scendi su di noi. Vieni, Spirito di luce, vieni, Spirito d'amore. Vieni, oh Spirito di Dio, riempi i nostri cuori. Riempi le nostre lampade nell'olio della grazia. Vieni, Spirito di Dio, vieni dentro di noi. Miririni maio ioni nianaro lianu shimikarano io larani minana ierani nialarono diririni maniane rene meniana scerene miniana dirado Spirito di Dio. Con la tua luce le nostre tenebre irradia nella notte, o Spirito di Dio, perché noi vediamo. Illumina, o Spirito di Dio, le nostre tenebre. Dacci l'amore, o Spirito di Dio. Yalaranunana e sciarantiore tulu. Niki mira nunna na yorieno yorono nukarano. Santa Cecilia, rimetti il canto sulla nostra bocca. Santa Cecilia, che cantavi sempre col tuo cuore e con la tua bocca, intercedi per noi perché venga ridato il canto a questa assemblea. Venga ridato l'amore a questa assemblea, venga ridata la luce di Dio a questa assemblea, perché anche noi nel nostro peccato possiamo cantare alleluia, alleluia la grazia di Dio che trionfa su ogni peccato. Un canto alla luce di Dio che dirà ad ogni tenebra, un canto all'amore di Dio che vince ogni forza del male. Santa Cecilia, prega per noi, perché di nuovo noi possiamo cantare all'unico Signore. O Signore, ti chiediamo di guarire le nostre anime, di guarire le nostre freddezze, ti chiediamo di guarire le nostre menti perché vedono, i nostri cuori, di riparare i nostri orci perché possano contenere l'olio della grazia. O Signore Gesù, medico buono, vieni qui in mezzo a noi e ridacci quella gioia che è segno della tua presenza. Rimetti dentro di noi il canto che è segno della tua presenza in mezzo a noi. Ripara, o Signore, le nostre brecce, risani i nostri cuori. O Gesù, figlio di Dio, medico delle anime nostre, ci presentiamo a te con i nostri orci che sono vuoti. Rimetti l'olio della letizia dentro
dei nostri orci, l'olio della letizia di cui parla la scrittura. Sarà dato l'olio di letizia invece della cenere. O Spirito di Dio, vieni, e tu Gesù, rimetti l'olio dal tuo cuore, metti il tuo spirito di letizia dentro di noi, risana le nostre menti, i nostri cuori, le nostre vite, ripara tutte le brecce, liberaci da tutte le malattie, malattie della mente, del cuore, dell'anima e del corpo. Vieni, o Gesù, in questo momento, passa in mezzo a noi, uomo di Galilea, toccaci un po' tutti, uomo di Galilea, che passi, passi in mezzo alla folla, toccaci tutti, risanaci tutti, o Signore, rimetti dentro di noi la pace, la gioia e la vita. Uomo di Galilea, cantate. Signore Gesù, ti preghiamo durante questo santo sacrificio del tuo corpo e del tuo sangue, risana i nostri cuori, le nostre menti. Ed adesso ti presentiamo gli altri fratelli che hanno bisogno di te. Tutti abbiamo bisogno di te, perché tutti siamo malati. Ma ti presentiamo questi fratelli che da lontano o da vicino chiedono che questa comunità interceda presso di te. Tu sei buono e misericordioso, tu non guardi i nostri peccati, ma guardi al Padre tuo che ti
benedice dall'alto, guardi al Padre tuo a cui devi portare tutti noi, noi che siamo stati redenti dal tuo sangue. O Signore Gesù, per i meriti della tua passione e morte, per le tue piaghe, per il tuo sangue, salva tutti questi nostri fratelli, guarisci tutti questi nostri fratelli che noi presentiamo a te. Signore Gesù, ti chiediamo nella tua infinita misericordia di guarire tutte queste care persone che ti abbiamo presentato. Non guardare, Signore, alla nostra miseria, alla nostra debolezza nella richiesta, ma guarda unicamente al tuo cuore. Perché se guardi a noi, oh Signore, noi non abbiamo niente. Noi siamo miseria e pianto. Noi non confidiamo nei nostri meriti. Non ti presentiamo le nostre suppliche confidando in noi, nel nostro servizio, nel nostro amore. Perché siamo servi inutili, neghittosi, incapaci di amare e di operare. Ma ci presentiamo a te, o Signore Gesù, perché unicamente per te, per l'amore che tu porti a noi, noi otteniamo quello che chiediamo. Non abbiamo nessun merito, nessuna forza, ma tu puoi gratuitamente dare tutto quello. Nel tuo amore, che non guardi le miserie degli uomini, ma guardi il nostro bene e guardi la gloria del Padre. Per la gloria del Padre e per l'amore che porta a noi gratuitamente, ascolta, Signore, le nostre preghiere e guariscici tutti, o Signore. Poi ti preghiamo, Signore, di darci la vista degli occhi, di darci l'udito, di risvegliare i nostri sensi. Tu ci dici, fa uscire il popolo mio, popolo cieco che pure ha occhi, fa uscire i sordi che pure hanno orecchie. Si radunano insieme tutti i popoli e si raccolgono le nazioni davanti a me. Presentano i loro testimoni e avranno ragione. Ce li facciano dire e avranno detta la verità. Voi siete, così come siete, sempre il mio popolo che io ho scelto. Voi siete i miei servi che io ho eletto, perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono io. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Voi siete i miei testimoni, io sono Dio, sempre il medesimo dell'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere, chi può cambiare quanto io faccio? Ecco, il Signore proclama il suo amore per noi. Noi, a prescindere dai nostri meriti, siamo gli amati da Dio, gli scelti da Dio, i testimoni del suo amore. Ma dobbiamo proclamare la sua unicità. Lui è l'unico, lui è il Signore, e davanti a lui dobbiamo piegare le ginocchia, piegare le cervice e fare quello che egli vuole, non quello che noi vogliamo, per la sua gloria. Riconoscere che non ci sono signori in mezzo a noi, padroni in mezzo a noi, ma c'è un unico padrone, un unico Signore, Dio, Dio amore, che ci ha inviato il suo Figlio per la nostra salvezza, che c'è un unico Spirito, lo Spirito Santo, che è in tutti, opera in tutti e che vuole tutti ricondurre attraverso il Figlio al Padre. Questa è la volontà di Dio.
cerchiamo di entrare in quest'ottica di Dio, apriamo gli occhi e apriamo le orecchie per non essere così senza una vista e senza un udito. Vediamo la luce del Signore e nella luce del Signore riconosciamo che il Maestro nostro è qui. Ascoltiamo la sua voce che ci dice: questa è la strada, percorretela, non andate né a destra né a sinistra, dite ai vostri idoli fuori, io sono il Signore. Se tu me ne conoscerai, Signore, io sarò il tuo Salvatore. Amen. Amen. Il Signore è disposto a guarire, sta operando alcune guarigioni fisiche, però il Signore vuole guarire i nostri occhi, i nostri orecchi e il nostro cuore da tre grandi malattie: la cecità, per cui non vediamo la verità, la sordità, per cui ascoltiamo le voci nostre, le voci degli altri e non percepiamo la voce di Dio, e vuole guarire il nostro cuore che è duro, aprirlo all'amore, l'amore che deve regnare dentro il nostro cuore e che deve dirigere tutta la nostra vita. Il Signore Gesù questa mattina aprirà gli occhi di alcuni, aprirà le orecchie di alcuni e toccherà i cuori di alcuni, però il Signore vuole aprire gli occhi a tutti. Non chiudete gli occhi, il Maestro passa e vi unge gli occhi. Non chiudete gli occhi alla verità, non chiudete le orecchie alla parola di Dio che tuona, non chiudete il cuore all'amore di Dio. Lasciatevi toccare da Cristo, che apri i vostri occhi, apri il vostro udito e apre il vostro cuore. Guai a chi chiude gli occhi alla verità, guai a chi chiude le orecchie alla parola, guai a chi chiude il cuore allo Spirito Santo che vuole entrare. Amen. Amen. Canto numero 146. Oh,
pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore ci ha dato le mani questo sacrificio, la gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Signore, l'offerta santifica, o Signore, questi doni con la potenza della tua benedizione e accendi in noi la fiamma viva che sostenne Santa Cecilia tra le sofferenze del martirio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione di Cristo tuo Figlio, il Santo Martire, la Santa Martire Cecilia, ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue il tuo prodigio, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio, per Cristo nostro Signore. Amen. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre del cielo, che sei al di sopra di tutti e sei in tutti e operi tutto, ci rivolgiamo a te. Il tuo amore è immenso, tu non escludi nessuna creatura dal tuo amore, il tuo spirito è in ogni cosa. Se tu non amassi tutte le tue creature, neanche l'avreste creata. O Gesù, che sei stato mandato dal Padre per raccogliere tutte le pecore disperse di Israele, tu sei il testimone verace davanti al Padre. Tu raccogli da tutti gli angoli della terra gli uomini e non vuoi escludere dal tuo amore nessuno. O Gesù, in questo momento noi con il tuo spirito vogliamo invocare il Padre, da cui discende ogni bene. Vogliamo invocare dal Padre il trionfo della verità e dell'amore, perché tutti siamo una cosa sola in Lui e perché su tutti noi scenda la sua pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre del cielo, tu ci hai detto più volte che noi tutti siamo fratelli e che l'unico nemico nostro, l'unico, è il diavolo. Ti chiediamo, Padre, di liberarci in questo momento dalle insidie del maligno, dagli inganni, dalle tenebre, dall'astio, dal rancore, da tutto ciò che il maligno inocola dentro di noi e attorno a noi. Lui è l'unico nostro nemico. Noi tutti siamo fratelli. Padre del cielo, ti chiediamo, liberaci dal maligno, liberaci dagli inganni del maligno, dai lacci del maligno. Mandalo fuori, mandalo lontano da noi, perché noi possiamo ritrovare la pace, la serenità, la gioia, la salute dell'anima, la salute del corpo,
Padre del cielo, liberaci dal maligno e caccialo fuori da noi. È l'unico nemico. Noi tutti siamo tuoi figli e fratelli in Cristo. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù, in questa preghiera per la pace ti chiediamo che la tua pace regni su di noi. Ti chiediamo quella forza divina che sgomina tutte le forze del male, abbatte tutte le barriere, vinca tutte le disunioni. Re della pace, vieni in mezzo a noi, unisci i nostri cuori in te, perché non possiamo accostarci all'Eucaristia, al tuo corpo e al tuo sangue, senza avere la pace tra di noi. O Gesù, Re della pace, vinci le nostre ostilità, le nostre durezze, dacci la tua pace, dacci il tuo amore, come unica la fede, così è unica la carità. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci nella verità e nell'amore il gesto della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.